Dimmi solo quando cominci di sentire, ok? Adesso lo alzo. Adesso. Ok, ok. So, la signorina è ancora viva. Vai pancia in giù. Prima dovevo diciamo che le donne sono più forti degli uomini, so. Adesso dai, facciamo un esame un po' su di te, se possiamo togliere le scarpe e anche la... What is that? Hoodie? Come si dice in italiano questa? La felpa. Comunque con pazienti che hanno sciatica, spesso quando se loro sono pancia in su, se si alza la gamba, che è un esame ortopedico, si chiama la SEGS, che può riprovocare il dolore. Adesso vediamo. Quanti ne hai? 21. 21. Un'altra vecchia. Sono l'unico io più vecchio nella stanza. Ok, dai, vieni qui un attimo. Gira la schiena verso di noi. Ok, unisci i piedi. Ok. Chiudi gli occhi. Ok, vai pancia in su, la testa qui, piedi di là. Ok. So, quando io lascio questa gamba morta nella mia mano, adesso quando lo alzo così, a un certo punto avrai dolore, riproduci questo dolore sorte, sotto. Dimmi solo quando cominci di sentire, ok? Adesso lo alzo. Adesso. Ok. Now, lascia giù, ecco. Now, questo quando io sto alzando la gamba, il nervo sciatico va mediale verso il problema che lei ha con l'ernia disco, una protrusione che tocca sul disco. So quando lo alzo così, che è un esame si chiama la SEGS, si provoca questo dolore. Adesso quello è più o meno 40 gradi. Vai pancia in giù. Anzi, mi dai gli occhiali? Sì. Ecco. Dove sei il nostro assistente Edoardo? Pancia in giù. Metti la testa dritta, ok, e le mani qui. Vieni un po' più giù, ecco, brava. Now, questa zona qui, questa è di L5-S1, dove lei ha problemi con il disco esce qui, tocca sulla sciatica e lei ha dolore che va sulla gamba. Possiamo anche vedere come si muove, anche è bloccato. Anche il bacino. Ok, stai in piedi un attimo. No, vediamo, cammina sul punto dei piedi. Ok, gira, cammina sul tallone. Ok, benissimo, siediti qui. No, quello è testando i nervi, specialmente per la sciatica, camminando così, perché il nervo sciatico fa anche cose motorie, che sarebbe questa. E anche se facciamo così, so controlliamo come si muove. E poi vediamo un po' di riflessi. Devi lasciare libero. Ok, so la signorina è ancora viva. Vai pancia in giù, testa qui. Testiamo anche questi riflessi. So, i riflessi sono mantenuti molto bene. E questa è una cosa positiva con il problema con l'ernia del disco. Perché il nervo, diciamo, è come questa, è la parte esterna e la parte sensorale dove lei ha questi sensi di dolore qui. E poi se tocco ancora di più, i fibre più centrali sono le fibre motorie dove puoi vedere i muscoli diventano più piccoli, i riflessi non va, non puoi camminare sul punto dei piedi. Ok, now, adesso farò un aggiustamento per questa. Spostiamo questa qui. Ok, Rachele, gira sul fianco verso di me. Ok. Now adesso sentirà una cricra qui, un po' impressionante ma niente dolore. Prima dovevo diciamo che le donne sono più forti degli uomini, so. Vediamo, lascia libera, bravissima, sentirà cricra. Ecco, sei ancora viva? Sì. Benissimo, gira dall'altra parte. Ok, scusami, ok, mi dai questa manina,
E anche qui dobbiamo sbloccare. Ah, ok, punch in su. Now, nonostante che il suo problema principale viene dalla zona L5S1 collegata con questo disco che tocca sul nervo, è la schiena, zona dorsale, cervicale, se dobbiamo anche vedere se c'è qualche blocco nel collo. Oh, e la signorina ce l'ha, senti questo dolore? Mm-hmm. Ok, lascia libera. Ok, bravissima. Non sei scioccata? No, no. Brava, brava, vai punch in giù. E anche nella zona dorsale c'è qualche... Ecco, bravissima. Ok, quello sarebbe un aggiustamento. Abbiamo fatto alcune cose, abbiamo sbloccato questo bacino qui, anche di L4 vertebra. Qui resta nella zona dorsale tra D2 e D4. E anche qui aveva la prima vertebra bloccata, abbiamo sistemato anche quello.